Benvenuti e bentornati a Vivere in Corea del Sud, io sono Mattia e oggi vi parlerò di 5 cose che dovete assolutamente sapere prima di venire in Corea, che sia per viaggio o per viverci. Fino a poco fa c'era il sole, ora non c'è più, quindi c'è due lucette, va bene. Allora, si dice che la Corea è un paese molto sicuro, che non succede niente, che le persone possono andare in giro la notte senza nessun problema e quando ci sono questo tipo di informazioni mi sembra un po' assurdo, soprattutto considerando il fatto che molte delle persone che vengono a vivere e a studiare in Corea sono anche ragazze o ragazzi sulla ventina. Quindi una cosa che bisogna considerare è che in Corea c'è un uso diffuso dell'alcol e che soprattutto la notte, il venerdì sera, si possono incontrare persone moleste. In realtà bere a qualsiasi ora del giorno non è mal visto, motivo per il quale in alcune zone delle varie città, anche alle prime ore del mattino, si possono trovare persone ubriache che dormono o che litigano con qualcuno. Ora è difficile che veniate attaccati, però anche la Corea ha notizie di cronache macabre e assurde, diciamo. Certo non sono la normalità, però tenere gli occhi aperti non è sbagliato. Quindi la prima cosa che dovreste assolutamente evitare di fare è litigare con un coreano. Sebbene voi possiate essere attaccati o meno in queste circostanze, è meglio non reagire. Ora, la polizia in realtà a volte, anche se le persone attaccano gli agenti, non prendono misure drastiche, non ci sono spari, fucilazioni fino in America, né tantomeno galera, però per gli stranieri è un po' diverso, non che siano razzisti, perché a volte ho sentito anche gli stranieri arrestati per una notte perché erano anche ubriachi e molesti e poi l'indomani tornare tranquillamente a casa. Però è meglio evitare perché comunque vi sporchereste la fedina penale, diciamo. E poi, soprattutto, se voi non parlate la lingua e se non ci sono testimoni, magari se voi anche vi difendete, la persona coreana saprà spiegarsi meglio e potrà essere ascoltata in modo più chiaro rispetto a voi, che magari verrete visti comunque come quella delle persone in torto perché siete stranieri. Un'altra cosa che sicuramente potrebbe capitare è quella di condividere il tavolo o mangiare insieme a dei coreani. Ci sono alcune etichette che dovete assolutamente rispettare. Innanzitutto, regola numero 2, non mettete le bacchette sul riso al centro. Noi, quando appunto c'è una persona defunta, siamo soliti ricordare, non so, la lapide con la croce, mentre qui c'era il tumulo di terra con un bastone. Quindi la forma rotonda che può avere il riso, o comunque anche piazza che sia, ricorda il terreno con la persona sepolta se voi ci mettete sul bastone a mo' di croce, quindi è assolutamente una cosa da non fare perché è molto rispettosa, è un brutto gesto nei confronti dei defunti, quindi non fatelo. Regola numero 3, la cultura del bere. In Corea si beve veramente tanto e, come ho anticipato prima, a qualsiasi ora del giorno, ed in più c'è questa, diciamo, cultura del rispetto per il più grande. Motivo per il quale generalmente la persona più piccola, nel caso in cui si trova a bere, non che sia minorenne, che teoricamente è vietata ai minori di 19 anni, però se voi siete a un tavolo e siete anche trentenne, quel che sia, ma siete la persona più piccola, tendenzialmente dovrete far sì che la persona intorno abbia sempre il bicchiere pieno. Quindi se il bicchiere si svuota, dovete subito riempirlo. Inoltre dovreste usare due mani e generalmente succede che voi versate a tutti quanti e poi mettete la bottiglia di fronte all'ultima persona, l'ultima persona verserà il vostro bicchiere e anche in quel caso voi dovete ricevere con entrambe le mani. Ora, il fatto che generalmente se il bicchiere è vuoto va riempito fa sì che spesso le persone partono quasi subito e quindi poi là succedono delle belle, e quindi anche voi, se volete evitare magari di ubriacarvi, teoricamente dovreste cercare di lasciare sempre un po' di soju o somek, che sono appunto il soju, la birra e il soju, nel vostro bicchierino, così che l'altra persona capisca che lo state ancora consumando e non c'è bisogno di riempirlo. Che succede però? Che a volte, appunto, siccome c'è questa cultura del bere, che non è tanto bere per rilassarci, ma è bere per bruciare lo stress, la persona che è con voi tante volte si aspetterà che voi vogliate consumare l'alcol, quindi se non lo bevete vi dirà: dai, bevi, dai, forza, bevi veloce, perché non bevi, devi bere. E sta cosa per noi occidentali probabilmente è un po' fastidiosa, soprattutto perché poi
spesso l'acqua sul tavolo non si trova, a volte si beve senza mangiare, quindi ovviamente poi questo è uno dei motivi per il quale molti coreani si ubriacano, e si ubriacano proprio allo sfinimento, nel senso che tante volte appunto bisogna aver consumato anche due persone 5, 6, 7 bottigliette di soju. E tutte veloci. E trovandoci sempre nei ristoranti, una cosa di cui ho parlato in altri video che io non sono ancora capace a fare, o meglio, sento un po' di timore quando lo faccio, è richiamare l'attenzione del cameriere o degli interventi al ristorante con un urlo. Di fatto, appunto, a differenza dell'Italia, dove il cameriere tenderà ad andare in giro e chiedere se tutto a posto, se serve qualcosa, in Corea ci sarà qualcuno in sala che fa i giri e serve la gente. Però appunto quando ti serve qualcosa o premi il bottone sul tavolo e si sentirà un ping pong e loro vedranno il numero del tavolo e faranno yeah, tipo sì, che ti serve, vengono là, oppure si alzeranno e faranno Chogyo, che appunto è attirare l'attenzione e dire ehi, vieni qui, e si chiedono le informazioni. Da noi è molto rude, cioè si ordina qualcosa in più o si chiede qualcosa al cameriere. In Italia, nei paesi occidentali, generalmente sgarbato gridare al cameriere per attirare l'attenzione, però in Corea è tranquillo, anzi dovreste fare così per appunto fare gli ordini, chiedere il conto eccetera eccetera. Poi se non parlate coreano c'è problema, vi alzate, portate lo scontrino oppure vi alzate, fate i segni, si paga uguale, non è un problema. Un'altra cosa importante che non esiste credo in tutti i paesi dell'Asia, o meglio dipende, allora generalmente appunto in Asia molti paesi seguono la cultura confuciana, che poi in un modo o nell'altro sostanzialmente la persona più piccola deve sempre avere rispetto per la persona più grande, ricevere e dare qualcosa con due mani. Ora, nemmeno tutti gli asiatici fanno questa cosa, so per certo che appunto essendo la cultura confuciana ampiamente diffusa in tutta l'Asia, generalmente i più piccoli devono sempre dimostrare rispetto per i più grandi e quindi eventualmente dare o ricevere qualcosa con due mani. Però una cosa che è vero anche quando si va a pagare qui in Corea è che generalmente appunto se voi non mettete la carta direttamente nel POS, perché in alcuni posti si inizia a fare così, generalmente in Corea ti chiedono la carta, la prendono con due mani oppure i soldi, e poi quando ti riporgono la cosa si mette una mano qui sul petto e si porge l'altra mano con le monete, il resto o l'oggetto che avete comprato, oppure si fa così appunto. E anche voi dovreste fare analogamente, che quando pagate dovete dare i soldi con due mani o fare il gesto del rispetto, no? Indipendentemente dall'età. Mi sono abituato tanto a fare questa cosa del dare due mani, ricevere con due mani, che anche quando vado in Italia faccio questa cosa. Ora, se voi fate uno sgarro, diciamo, di tutte queste cose, eccetto litigare, verrete perdonati, perché comunque siete stranieri e in molti casi non si aspettano che voi sappiate tutte le etichette e i modi di fare che seguono dell'educazione coreana, però se lo sapete fare sicuramente potete sorprenderli positivamente. Quindi per oggi è tutto, spero il video vi sia piaciuto, se non siete iscritti vi invito a iscrivermi al mio canale, fatemi sapere la vostra opinione, la vostra esperienza tramite un commento, un saluto e al prossimo video.